Don 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 don. Don 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 don. Il lupo cattivo sta arrivando. Se voi avete una porta, l'aprite. Se non ci lasciate entrare, noi la butteremo giù. Avete visto The Walking Dead? Questo è Negan. Quando sta arrivando? Stiamo arrivando, ragazzi. Andiamo, andiamo, ragazzi. Benvenuti al Fantasfogo. Bentornati al Fantasfogo. C'eravate tutti in live, no? C'eravate tutti nella live dei consigli del Fantacalcio. Sapete come poteva andare. Ci arriviamo, ci arriviamo. È difficile parlare anche di fantacalcio in questa giornata in cui il calcio sta cadendo a pezzi. Ne abbiamo parlato già nel video sulla Superlega, andatelo a recuperare. Se non l'avete visto, vi lascio il banner qui sopra. Sì, qui da o a sinistra o a destra, ma non lo so. E domani ci vediamo per i consigli del fantacalcio, sempre alla live, ore 18:30. Metterò l'annuncio come al solito. Veniamo a noi, iscrivetevi al canale intanto, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace per la serie del Fantasfogo. Sorpresa oggi, sorpresa ragazzi. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Cosa è successo? Si era partiti sabato. Si era partiti sabato con Sampdoria, Verona, Augello contro 6. E in campo avevo nessuno, però avevo Keita secondo panchinaro che è entrato e ha fatto il macello. Crotone Udinese sempre non avevo nessuno, ma ormai bisogna guardare un po' su tutte le partite perché quelli devono perdere, quegli altri non devono vincere, quindi un casino, un casino, un casino. Sassuolo Fiorentina non avevo nessuno contro, ma avevo il mio avversario che aveva Drogoski. Aveva un bel Drogoski in panchina in attesa di subentrare. In attesa di subentrare, come quando subentrò parando il rigore. Ve lo ricordate quando c'aveva Ospina, che è l'unica partita che decise di saltare? Drogoski entrò dalla panchina e parò il rigore. Ecco, poteva essere una. Ah, aveva anche Simi contro. Si era partiti con Simi. Si era partiti con Simi. Pardon, riavvolgiamo il nastro. Simi, 7 più 3, 10. La sera, Cagliari-Parma, Nainggolan, mio 7, ammonito 6 e mezzo, bravo il ninja, così ti voglio. Milan-Genoa, avevo che sì, 6 e mezzo, avevo, io ti amo, Marione Mandzukic, tornato alla base quest'anno, alla base mia, dato che l'ho sempre avuto. Subito ripreso all'asta con cattiveria. Non c'è Ronaldo. Va in campo Mandzukic. 6 e mezzo. Com'è bello quando non ci sono le insufficienze gravi. I 5, i 4 e mezzo. Non, basta anche non segnare. Ma stai lì, ti prendi il tuo 6 e mezzo. E vedi che poi collaborano tutti per arrivare all'obiettivo. Ci arriviamo, ci arriviamo. Ho saltato anche Di Marco tra gli altri 6. Di Marco 6. Ronaldo, 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 Ronaldo. Cosa succede? Io, lui aveva Drogoski, io avevo Scamacca in panchina, pronto a subentrare con quell'autogol, il pallone che gli va a sbattere addosso, non si sa come è entrato quel pallone, che poi sul calcio d'angolo se la contendono Mandzukic che sì, e io quando vedo il pallone entrare ho detto, uno dei due deve essere stato per forza. C'erano noi due, no, invece non la prende nessuno. Il pallone va a sbattere addosso a Scamacca che la insacca nella porta sbagliata. Veniamo alle 3. Alle 3 Lazio Benevento contro Luis Alberto 6 e mezzo. Bologna Spezia. Soriano 6 e mezzo. Musa Barro, leo. E qui facciamo comparire sempre la schermata di Musa Barro di WhatsApp. Musa Barro, 7,5 assist e gol. 11,5. Musa Barro, sì! Poi c'è un miracolo. Un miracolo. Un miracolo, ragazzi. Un miracolo. Un miracolo che io non ci potevo credere. Non ci potevo. A parte che stavo bestemmiando lo stesso perché stava prendendo 5,5 perché ha fatto una serie di cose indicibili e usce quasi prendeva il pallone con la mano fuori aria e poi è uscito di testa, poi un altro rinvio sbagliato, insomma ce l'ha messa tutta.
ma non ce l'ha fatta. Gollini, Gollorius lo chiamiamo adesso, Gollorius, questo è il Gollorius. Poi c'è lo Sfogollini, oggi era in versione Gollorius, per chi non lo sapesse, Gollini è anche un rapper, un cantante, ha fatto qualche canzoncina, andatela a sentire, perché è molto molto interessante, a parte gli scherzi, è molto una canzone di vita, ecco, diciamo così, su quello che è il suo stato d'animo riguardo il pallone enorme, quindi andatela a sentire. Gollini 6, porta inviolata 7. Abbiamo trovato la chiave di lettura. Gollini, Gollini non si mette col Crotone, ormai lo diciamo da quanto tempo, non si mette col Crotone, col Benevento, si mette con le grandi squadre, con le grandi squadre. Quante volte ci ha fatto questo scherzetto? Col Milan porta inviolata e poi non mi ricordo con chi altro. Porta inviolata con la Juve. 7 Gollini. E quindi automaticamente io pensavo succedesse un disastro questa giornata, avendo Ronaldo e Gollini. Poi Ronaldo se ne lava le mani, se ne lava le mani Ronaldo, quindi il Toto Suolo va a vincere proprio Ronaldo in ogni caso, che mi ha fatto stare con la tachicardia fino all'ultimo, poi vediamo il perché, e vincono per la loro prima volta tantissime persone. I am Rui Mario. Sedate Federico. Il mondo del fantacalcio, la pagina che dà consigli di fantacalcio, ragazzi, ve la consiglio, andatela a vedere perché consigli molto molto interessanti. Anche Peppone Cuore Azzurro, penso che lo conoscete tutti, lo youtuber del Napoli, se non lo conoscete andatelo a seguire ovviamente. Grande Peppone, primo punto anche per lui, primo punto anche per Jordi 18, Luigi Giordano, primo punto per Claudio Viscido e secondo punto per Gabe, il viola canadese, anche qui lo conoscete tutti, credo, se non lo conoscete andatelo a seguire. Quarto punto per Scippa Gippa, conosciuto anche come Antonio Scippa, che si porta in vetta alla classifica con 4 punti. Ora tutti ad inseguirlo. Tutti ad inseguirlo, bravo Scippa Gippa. Vota Ronaldo e anche Juventino, è un mio amico lui. Non si sbaglia mai. Doveva entrare Drugoski perché lui c'aveva Mirante. Vuoi vedere che Mirante gioca proprio qui? Sì, come Ospina è Mirante. Fonseca, mi hai rotto il cazzo. Il portiere non si deve riposare. Non si... E ben ti sta. Ti sta bene. Ti sta bene. Te lo meriti, Mirante, a dare il via al Torino. E quindi Drogoski o Mirante non ce ne frega proprio. Mirante, voto 3 totale. Tra il voto e i gol subiti. Anche generoso, visto che il gol, il primo, praticamente l'ha regalato lui. Avevo anche contro Mkhitaryan 5. Oh, 5. Avevo contro. Porca. Come si dice? Vuole uscire quella parola lì. Vuole uscire quella parola lì. Mi devo sforzare. Porca ma. Majoral, insomma, quello lì. Majoral che segna. Ovviamente, figuriamoci se si faceva mancare. Ma anche questo in live l'avevamo detto. Majoral. Karsdorp 6, tutti contro di me, insomma lui se la loro se perde la Roma ha perso praticamente. E io avevo Ibanez 5,5, Veretout 6, bravo San Jordan. Ora la sera era un po', poteva succedere di tutto perché lui aveva Brozovic e Mertens, vabbè Brozovic parte titolare, gli poteva, al posto di Mertens gli poteva subentrare Dzeko, Brozovic si porta a casa il suo 6, anche generoso secondo me, però va bene. Mertens entra 6, ammonito 5 e mezzo, quindi i suoi punti totali sono 68. Io avevo ancora lo Scamacca in agguato, avevo... e ci ha pensato il buon Alexis Sanchez, che ringrazio sempre, bravo Alexis, che ero anche indeciso se mettere primo panchinaro Keita o Scamacca. Poi ho detto vabbè, mettiamo Scamacca, sta in fiducia. Comunque gioca là davanti alla porta, Keita non parte titolare, Scamacca, magari gli va a sbattere un pallone addosso e entra in porta. Non pensavo nella porta sbagliata, perché veramente prendere il gol l'autogol dell'attaccante dalla panchina sarebbe stato veramente, dopo tutte le cose che sono successe nel corso di questi mesi, sarebbe stato veramente forse, non lo so, non lo so. Comunque Sanchez 6 protegge il risultato e lo chiude.
Ansaldi dalla panchina, 6 e mezzo più assist 7 e mezzo, entra al posto di Danilone D'Ambrosio che come sapete io lo schiero sempre a prescindere. Bravo Danilone, questa volta non entri, entra Cristian Ansaldi. Ora io sono incazzatissimo perché ho aggiunto, stamattina ho aggiunto, perché dopo stasera dobbiamo fare i sorteggi per le semifinali di Coppa, ho aggiunto il tizio quello là con Muriel che c'ha 20 gol subiti meno di me. Oh, la prima cosa ve la leggo testuale, neanche allora l'ho aggiunto, appena l'ho aggiunto, ore 14:51, era dalla tredicesima giornata che Tizio non vinceva una partita, ovviamente contro di me. Ieri siamo riusciti a far vincere anche a lui una partita, ovviamente contro di me. Cioè, questo tizio ha il coraggio di lamentarsi. Io glielo ho scritto, cioè, veramente ha il coraggio di lamentarti? Volevi prendere 0 gol anche oggi? Lui ha fatto 50 punti, tipo, ha fatto 50 punti, autogol Handanovic, tutti 5. E perché mica è sempre Natale, mica Fabian Ruiz e Osimhen possono segnare tutte le giornate, solo a me devono rompere i coglioni, solo a me, solo a me. E io lo dico, insomma, poi dici, quello non vince dalla tredicesima, dai. Non è vero, ha vinto contro di me. Io ti voglio bene, ma ti rendi conto che ho perso solo due partite nelle ultime 20? Tipo, io dico, ma tu ti rendi conto di come le hai vinte le partite? E lui dice, ogni volta faccio 70 punti, almeno 70 punti. Cosa non vera? Se voi non fate almeno 66 non è colpa mia. Lui fa almeno 60, 70 punti, dice, ma non è così, fa almeno 70 punti, dice. Io ne faccio almeno 75 e devo vedere se pareggio con 75 punti. Allora, lui non ha schierato la formazione una volta, quindi c'ha 0, c'ha uno 0, c'ha proprio un 70 punti in meno, presumibilmente. E ha 1974 punti totali. Ha subito 52 gol. Io ho 2059 punti totali e ho subito 71 gol. Ora, questa persona come ha il coraggio di lamentare? Ha 2 punti più di me in classifica. Questa persona come ha il coraggio di lamentarsi secondo voi? Come ce l'ha? Come ce l'ha che schiera Fabian Ruiz, Castrovilli e Pereira contemporaneamente, l'altro è Chiesa, si è fatto male, ma chissà chi deve mettere come quarto, Hernani, chi altro ha, non lo so chi altro ha, veramente, cioè, ma gente impresentabile, non lo so chi altro ha, Bentancur, Perisic, cioè veramente ragazzi, c'è gente, cioè il primo in classifica, ragazzi, il primo in classifica, per dire, per farvi capire che io non vado contro gente a caso, il primo in classifica questa giornata ha schierato Saelemaekers, Kuzka, De Paul, Calhanoglu, in panchina aveva Politano, Candreva, Bonaventura. Non so se mi spiego, non so se mi spiego. Io che ho schierato Soriano, Veretout, Kessié, 30 gol in 3 più Raja Nainggolan, avevo fuori Barella, Mandragora e Zajc. Ehi, sveglia! E schiera in difesa, lo sapete sempre, contro chiunque, di Lorenzo e Koulibaly, sempre, che si tratti di Atalanta, che si tratti di Juventus, che si tratti di Inter, un po' perché è ignorante. Non, uniti poi a Fabian Ruiz, Osimhen, quindi l'elite del Napoli. Manco dici, oh, schiero Insigne, Politano e Mertens insieme, ti voglio anche venire incontro. No, perché in panchina c'ha Maximovic, lo contento, Golemic, Tolian e poi altri che penso non convoca mai perché non li conoscono neanche i genitori. Demiral, Smalling, Tomiyasu, cioè lui c'ha Tomiyasu che è un giocatore che esce da inizio stagione, è sceso una volta sotto la sufficienza, non lo mette mai, non lo mette mai, per mettere Koulibaly e Di Lorenzo contro qualunque squadra. Oh, manco dicessi metto Gosens e Atebur. Mo c'è la finale di la semifinale di Coppa che io pensavo fosse andata e ritorno, invece è partita secca, così mi hanno informato. Io sono amministratore, presidente, ma questa cosa della Coppa non me la vedo io, se la vede un'altra persona. Quindi partita secca.
Proprio l'infrasettimanale doveva capitare perché vediamo chi gioca nell'infrasettimanale, vediamo se Ronaldo ci fa la grazia di recuperare, vediamo. E insomma, ragazzi, la classifica recita così: secondo 45, terzo 43, quarto io a 41, quinto 41 sempre. E siamo lì, insomma, siamo lì. E io comunque continuo ad avere la peggior difesa perché, che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare. Che ve lo dico a fare, sono sopra per punti totali. Ci lanciamo all'inseguimento. Ragazzi, io vi saluto. Forse stasera facciamo una live, vediamo. Io vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare mi piace, dislike, commenti. Fatemi sapere a voi com'è andata. Rush finale, ragazzi. Prendiamoci il podio. Tutti quanti ce lo dobbiamo prendere il podio. Grazie, ragazzi. Un bacione. E sempre, sempre, sempre andiamo a prendere questi che ce l'hanno così. E facciamoglielo noi, così.